Un post su Facebook che sta facendo discutere, insomma, ce lo può commentare cosa succede. Guarda, veniamo comunque attaccati ogni giorno da persone che non sappiamo chi sono e se sono titolate per farlo. Insomma, non si capisce da dove vengono tutta una serie di attacchi che in questo momento vanno soltanto a destabilizzare un ambiente già sofferente per le vicende che conosciamo tutti. Stiamo cercando di lavorare nel bene e nell'interesse della società. Abbiamo problemi che sono di diversa natura, ereditati. E stiamo cercando di mettere a posto tutti. Fino ad oggi leggo stupidaggini in quanto alle solvibilità bancarie che sono state tutte depositate. Poi addirittura si ha il coraggio di sindacare sull'operato del tribunale, di come è stata venduta la società. Cioè, si ha il coraggio di dubitare della legge. Cioè, purtroppo viviamo questo paradosso sostanzialmente. I tifosi comunque possono stare tranquilli sulla posizione di Luigi Izzo, nel senso che qualcuno adesso già dice Izzo vuole andare via. Cioè la sua posizione qual è? Allora, la verità è che Izzo è scocciato perché il progetto, se si continua a minarlo continuamente con chiacchiericci da bar, ovviamente non si porta a termine. Siccome io ci metto la faccia e siccome ci metto la faccia anche per le persone delle quali vorrei circondarmi, io non faccio rischiare né la faccia né altro alle persone, a me innanzitutto e alle persone che mi piacerebbe che vengano coinvolte in questi progetti. Siccome i progetti che stiamo cercando di portare avanti, ossia le affiliazioni per i giovani, un settore giovanile all'altezza della città, insomma, tutta una serie di cose che magari prima non venivano fatte, oggi tutte queste cose qua io non me la sento di rischiarle per persone che si nascondono dietro a una penna, e anzi io vorrei che se qualcuno ha qualcosa realmente da dire a questa società, invece di nascondersi vigliaccamente dietro a denunce, insomma, a quello che stanno facendo, ci venga a mettere la faccia personalmente e me lo venga a dire il problema qual è. Poi, se lo vogliono fare loro, non è un problema, gliela lasciamo la società senza alcun problema. Però vorrei capire chi è, perché poi è questo che non capiamo, da dove vengono tutti questi attacchi. E mi dispiace che si arrivi a un punto che, cioè, si rovina un clima di festa che è la partita di domenica e non si fa nient'altro che fare del male all'Avellino. Poi ci si nasconde dietro l'amore per l'Avellino. Questa è la cosa più scandalosa, secondo me. L'ultimissima è sul mercato perché Bertolo non potrà giocare. Cosa succede per quanto riguarda il calciomercato e i tesseramenti? Allora, per quanto riguarda il calciomercato, estremamente la società sta andando avanti e andrà avanti. Il problema qual è? Che queste voci ovviamente minano l'operato di chi si occupa del mercato, perché ogni tanto esce qualche notizia o fanno uscire qualche notizia che poi sono sempre bolle di sapone, però ovviamente la credibilità sul mercato poi va sempre riconquistata ogni volta. Per quanto riguarda il mercato invece, in entrata noi continueremo a lavorare per far arrivare i giocatori ad Avellino. Il problema è che siccome ereditiamo un disastro, no, non è colpa nostra se non riescono ad esordire. Poi queste cose qua ve le potranno spiegare meglio i nostri dirigenti in maniera più tecnica per quanto riguarda gli indici, perché sono verdi, perché sono rossi, perché sono gialli e altre cose. Una società che è entrata da 20 giorni non può avere indici rossi, questa è la realtà. Però diciamo che stiamo lavorando. Cioè, risolviamo tutto, anche perché stiamo risolvendo tutti i problemi che abbiamo risolto fino ad oggi. Non sono problemi che abbiamo creato noi, ma stiamo risolvendo anche quelli che abbiamo ereditato.